Ma che ti hanno messo, caro sono, Conte? No, 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 da, no, mo, da faccio vedere, no, tu dici che è rotta, te, vedi è rotta in casa e vi danno una cosa. C'è, quello è uno stemma. No stemma, se. C'era un buco e l'hanno coperta questa cosa qua. Buca, no? Sì. C'è lo stemma, guarda, guarda, vedi che carino. No, è fatta, ma davvero scherzi. Non ha senso là. Oh, ma non è stanta pupa, ma c'è di cacciare sta losetta, te. Ci devo togliere sta losetta. Ecco, prendiamo lo stemma, è vero? Caccia lo stemma. Aspetta. Giro, che c'è? Router. Oh, mamma mia. Secondo me c'è un buchetto. E non c'è niente, Tone. Vediamo. Da partare devi vedere, devi vedere. SS66. Ma che vuol dire? SS66, nato nel 1966. Guarda qua, Mario, vieni qua. Questa è la sua camicia, no? E c'è che ruota. E c'è una specie di... no. Non te lo dico subito se è una toppa. Non è una toppa. Non lo so. Se non è rotta. No, non è una toppa. Un denno pezzo. È 3,66. Hai capito? Emma muscoli cattivi. Allora, il caffè, mo' scherzo a parte. Il caffè, prima di cominciare. Pedaliamo dei morti. Macchiato. Già. Buono! Caffè. Una. Un caffè, sì. Un caffè, in verde. Ah, non già offerto. Piatero tu stamattina, e no, me ne voglio. Da quasi 10 anni è presente nella splendida Mantea, a pochi passi dal centro e dal lungomare, una realtà chiamata Ferro e Fuoco, ubicata in un palazzo storico, nata dalla passione dello studio di una cucina a base di carne dello chef Andrea Gabriele, che seleziona carni provenienti da tutto il mondo. La sala, arricchita da travi in legno, fanno da cornice ad una cucina a vista, permettendo di scegliere e vedere tutte le tipologie di cottura. Ferro e Fuoco Steakhouse, ci trovi in via Garibaldi 26 a Mantea. Teca, Termica Caronte, SRL, via delle Terme 150 alla Mezze Terme, telefono 0968 43 65 16. Teca Gas SRL, telefono 0968 20 98 14. Ombrelloni Teloni Cosentino, Diana Dattilo, dal 1938. Arredo mare, arredo giardino, tende moschiere, teloni per camion, coperture su misura, gazebo, tende da sole, The Horse e pergole. Ci trovi in via Formidi 13, salita via dei Mille, terzo incrocio a sinistra. Telefono 0968 44 16 75 oppure 333 92 15 650. Stamattina sei bellissimo. Ha perdonato il ma signore. Sta, ma sta camisa ti sta meravigliosa. Signora Dio perdona, ecco, come Dio perdona io, no, no. Arrivermi il bandiera. Subito fermi di bandiera. Se no il signore, stare, il no? Signore che ha detto, mentre concio, venduto, povero, che lo ha detto. Com'è venduto? Era quando erano venduto la croce. Ah, hanno venduto la croce? No, hanno un ciuvato. Hanno un ciuvato. Hanno un ciuvato, ci ha detto, perdonate loro che non sanno quelli che fanno. Che bellezza. Questa è una parola del Signore più bella che esiste. Albi, mi hai veramente sconvolto stamattina, quindi vedi che le cose le sai tu. Certo che lo so. Intanto oggi ne abbiamo 22. 22 oggi, 22 settembre. E questo è il primo martedì. Giorno. È il secondo giorno. Il primo giorno dell'autunno. Bravo. Dell'autunno, Gambaretti in crema rosa. Come? Gambaretti in crema rosa. Va bene, mo' tutti di gamberetti, questo è il momento di gamberetti. Siamo qua alla. Oh, brava Tony. In località Savutano, presso il Golden Café dell'amico Gino, che per la verità ci tratta con i guanti gialli o bianchi, non mi ricordo. Guanti bianchi o guanti gialli? Con guanti bianchi. Con i guanti bianchi, come dice Albino. Sempre, sempre. Va bene, allora.
Albino. Siamo orfane del nostro editore. Sì. Giovanni De Grazia, lo salutiamo, dove si trova? Allora, sembra che si trova a Roma, no? Sì, Giovanni è a Roma, perché rientrerà domani mattina, eh? Abbiamo accennato che si trova a Roma per presenziare a questo funerale. Funerale, che è una cosa proprio. Stante la morte del presidente di Arvalia Nuoto, quindi dato che noi come TV, come emittente, abbiamo questi rapporti, no? Che non sono solo commerciali, ma anche rapporti personali, e allora. Ehi, mamma, ma c'è che. Ma dico io, no? Come mi pare? Sono cose che sono cose brutte, vabbè, al funerale. Io mo spero di sentirlo a Giovanni, vediamo. Si chiama. Si ne ha. Grazie, Carlo. No, ancora no. Abbiamo cominciato, sì. Abbiamo cominciato. Sì. Allora. Facciamo un'altra poesia stamattina. Sì, no, sempre. Facciamo. Fai un'altra poesia. Stamattina c'è Palumbella innamorata. Bella questa. Di Dario Galli, già la parola Palumbella. Palumbella innamorata. Mi gusto da Cornesto ogni mattina. Una palumbella bianca, innamorata. Si concia sopra la casa di Caterina, vicina a canaletta rusicata. E aspetta, fa glu glu, si paparia, un passo assai che arriva il quadraro, ida di ciussannaga e murmuria, dici, palummo mio, come si cade. Si consero di traga, pietto a pietto, cada così si abbracciano i palombe, si pizzicano quasi con dispietto, cada così si vasano i palombe. Pua è con un giastro e con una giravota, glu glu, papariando illa sarrasa. Illo ci va da presso e da una vota si lanzano volando a rietaca. Pure io una volta vi una palombella che mi faceva glu glu di un barcone. Aveva i pinni d'oro ed era bella, ma l'ala ancora via di un piccione. L'abbiamo ringraziato. L'abbiamo già ringraziato. Abbiamo ringraziato Carlo perché ci ha offerto il caffè. Glu glu, la yucatinza che la voce. Mario, sto recitando una poesia. C'è Mario che è un disturbatore seriale. Scusa, è macchiato per il signor Amandruta. Grazie. A lui cadere pure voi. Sì, ma lo zucchero dove? I palombi hanno glu glu, la yucca dincia che la voce, dincia l'anima mia, mi sanno canto, la yuncio cuore ca, come una croce, la yuncio pietro ca, come un pianto. Bellissimo. 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 Il nostro Dario Galli. Ci viene a mente sto Dario Galli, ma ha queste poesie, ma che ci ha aperto. Lo zucchero che riporta praticamente proverbi. Chiacchiere e tabaccheri di legno non si pigliano pippigno. Poi tra parentesi, oppure a banco un impegna. Parole e tabaccheri di legno non si prendono impegno. Benissimo. Carta canta cannolo. O caro a catacci. Per mercato pensai. Che vuol dire? E beh, motiva una cosa, una bastiata. Caro, cattacci. C'è scritto no, cattacci. O caro. Cattacci. Cattacci. O mercato. No, intanto c'è nulla. Vai. Dai, c'è la virgola, sai. O mercato pensai. Pensai. Un mercato pensai. Pensai, vedi che belle parole. Specialmente poi come dici tu. Stiamo prendendo assieme a voi il caffè. Perché voi avete finito da poco di pranzare, mentre noi stiamo registrando. Ci stiamo prendendo il caffè la mattina, presto. Offerto con tanto amore e simpatia del nostro amico Carlo.
Grazie Carlo. Vabbè, sulle 7 della mattina pure, Lo saggio. Lo saggio. Cudillo. No, però guarda qua. È bello, quando vai in onda alle 2:15, noi ci prendiamo un caffè. Ma io che ho detto? Possiamo dire pure che ecco, abbiamo finito di mangiare e ci prendiamo un bel tazza di caffè. Sì, ma dobbiamo dirlo che sono le 7 però. Sì, sono le 7:30, no, veramente sono le 9. Diciamo no, Cudillo. Alle 7 un terremoto bene. Insomma. No. Mi vanno bene, no. Ti va bene sì, però aspetta. Oh, a me dove vesto che è? Ti voglio dire. Quando. Ti va bene davvero, però, non, va bene. Non è che tu puoi dire, oh no, mi sbaglio. Ma non avevi visto qua? E non ci può cadere ora. Beh, non bene. Allora. Non posso vedere. Stiamo in gruppo. Il caffè in gruppo è brutto, dottore. Come il liquore e come il caffè in gruppo. Va al Cannarozzo Fazio. No, dal. Al Cannarozzo Fazio. Fazio. Cannarozzo Fazio. De Fazio. Che amico mio. Appena De Fazio, lo salutiamo in America. Ciao Pino. Ciao Pino. Pino, sei un grande. Bad boy. Bad boy, è un grande autore delle canzoni, pure anche calabrese. È bravo Pino. Salutiamo tutta la sua famiglia. Pino è stato ed è un grandissimo compositore. Poi ha scritto canzoni di castresi soprattutto, sì, che sono passate alla storia. Poi ho avuto l'onore di cantare insieme con lui pure. È un gioiello, va bravo. Muovi con tu, signore mia. Bello, eravamo aiuti la tasira alla montagna e petrania. All'uscita di Pindino c'era pure il vino vicino. Il lo libera un'angroffa. Cadi una gatta andava e fatto una vulpicella zoppa. Aia, e il lupo. Tony, ma bellissimo sta canzone. Ha cantato sempre cose. Tu canti sempre gli stessi. Piccione. C'è canzone. Salutiamo il nostro amico Piccione. Pompe, non ho detto niente. Pompe. Ma perché? Ma scusa, io, no, tu mi devi dire, perché tu stai vivendo. Che mi fanno un mio arrivo. No, ma io ti stai dicendo un tuo peggio. No, no, a modello di questa camisa bella, dai. A dire, tanto io ho i macaggi. La verità, yeah. Togliete queste robe. No, diamo una, scudiamo un senso di cosa, capito? Abbiamo, ci facciamo ancora, adesso che parliamo del nostro amico Gino del Gol del Caffè, le facciamo anche vedere. Occhio, va bene, allora, dopo tutta questa chiacchiera, lui. Abbiamo siamo ci qui. Ci sono in corso, c'è lo spoglio, no? Oggi c'è lo spoglio, no. Oggi c'è, no. Ancora no. Oggi c'è lo spoglio, ci sono alcuni comuni che ci interessano da vicino, che fanno parte del nostro Interland. In bocca al lupo a tutti quanti. Comunque, ieri, se lo sapete, il 77% è 26, alla mezza terme. Meglio ci lo dicevo. Meglio ci lo dicevo con Lusano. Sì, in effetti, la mezza terme, diciamo, è imperversato, sì. Pare che 78%, una cosa del genere. Ha vinto. Quindi aspettiamo, vediamo che succede, non è che la cosa a me. Poi ci sarebbe da ragionare, invece ripeto, per quanto riguarda il referendum, vedete qua, c'è troppa tifoseria. Ormai si è ridotto, no, hanno Juventus Inter, hanno Milan Inter, hanno Juventus Torino. Parlo di derby, di partite difficili, ostiche. Ormai anche la politica è diventata un campo di battaglia tra diversi ultra. Ormai è tutta una battaglia, qualsiasi cosa. Quindi io mi auguro che tutto vada per il meglio, ovviamente, soprattutto per i nostri figli e i nostri nipoti. Noi siamo al capolinea. Siamo al capolinea, quindi il problema poi ci tocca. Ci tocca e non ci tocca. Siamo a capolinea. Simo? Spieghiamoci che vuol dire capolinea. No, ci spieghi tu.
visto che ci tiene. Siamo a Capolini, eh? Nati ai 30, 40 anni. Siamo aiuto. Capo. E noi lasciamo qualcosa importante a Venezia, noi. Noi lasciamo qualcosa importante a Venezia. Per esempio veramente, cosa? No, tutto, lasciamo cose belle noi. Non lasciamo cose brutte. Di noi parlano tutte bene, Tony. Non abbiamo avuto problema con l'autorità, diciamo. Con l'oscurità. Con dire con la legge, va? Con le. Non si dice con le autorità. E grida, no, fatti sentire. Con l'autorità, come si dice? Ah. Non abbiamo problema con l'autorità, come si dice? Con l'autorità. Tu sai. Ah, con l'autorità, bravo. Con l'autorità. Ma vaffanculo, autorità, no? Autorità, no, con le autorità, con le istituzioni. Non abbiamo avuto problema con nessuno, con gli amici. Noi lasciamo una carta bianca, bella. Bellissima, quindi vi ci potete anche pulire. Pulire, va bene? La verità. È la verità. Allora, pare che ha fatto una mossa, Domenico. Ha fatto... Vabbè, chi è arrivato stanotte? Stanotte che è arrivato? Non lo so, io Mario... Stanotte. Ah sì, è arrivato il nuovo giocatore, nuovo, ex giocatore. Che ne? Della Juventus, Marotta. Marotta, sì, Marotta. È un ottimo elemento, Marotta. Poi c'è. Chiamava, sì, Marotta, c'è Agnelli, Moggi. È una bella dirigenza, no? Marotta. Morire io giornale. Marotta, si Marotta. Pisapiata Juventus. Pare che no. Era con l'Atletico Madrid. È stato con la Juventus, poi è andato all'Atletico Madrid e la Juventus l'ha tolto. Non è che è stato... O c'era per prestito. Marotta. Marotta. Sicuro che chiama Marotta? Marotta? No. Non chiedere aiuto. Marotti. Ma? Marotti. Marotte. Marotte. Marotto. Ma hai rotto? No. finalmente sei arrivato. Mi hai rotto. Marotte. Allora, pensa di innamorato. Innamorata Marotta. Morata. Amorate, non Marotta. Ma che ne ha detto? Ma che ne ha detto Marotta? Morata, chiedo scusa ai nostri amici juventini. Io sono nato juventino. Però c'è una. Devo precisare qualcosa. No, per insomma c'è non quando, togliere... quando abbiamo Mario alla regia è inevitabile che si vada subito a finire a pallone lui. Io sono nato juventino, era la verità, mi è sempre piaciuto, non lo so, per il colore forse, no? Il colore bianco-nero, no? È bellissimo, mi è piaciuto, specialmente quando la vedevi in campo, perché era una luce. No, era peccato che tu sei, però, nato, sei per, nato che tu però sei... sono anche un sportivo, però. Anche sportivo. Perché è giusto essere un po' sportivo, non lo so se. Se Mariuccio è d'accordo con me. Assolutamente no. No, non è d'accordo. Il tifoso. Ma io sì, io. Sì, il tifoso. Se la Juventus gioca bene, si merita di vincere. Ma se la Juventus gioca male, se perde. E di vincere lo stesso. No. Ah, no. Un tifo è Cristo. Deve vincere lo stesso, però. Deve vincere. Ah. Ma se io e Tonino, diciamo io e Tonino, che cantiamo una canzone, no? C'è il pubblico, no? Io faccio uno schifo. È giusto che Tonino è andato bene, deve vincere lui, noi che hanno dato pietà, no? Questo vuol dire. Vai a sto paragone, va, hai capito? Un po' sportivo ci sono pure, però non è concesso, però se ma io penso che no. Pronto! Tonino! Ma chi è sta? Come va? Chi è sta? Sono qui di Tonino. Abbiamo al telefono niente poco di meno che dillo il direttore. No, è l'editore. E dici niente poco di meno niente poco di meno che abbiamo l'editore. Senti carino che manco mi ha salutato. Saluta la ragione. Ciao Tonino. Ci sta parlando con mia. Sei geloso. Allora niente poco di meno. Niente poco di meno. C'è il nostro editore. E niente meno di Roma, sentiamo cavo. Perché?
Allora, Giovanni, ecco Giovanni, parliamo seriamente, adesso ricomponiamoci. Giovanni si trova a Roma per il motivo di cui vi ho parlato prima, vi ho accennato, e quindi aspetta a Giovanni presenziare, essere presente, in quanto si sono instaurati negli anni, nel tempo, degli ottimi rapporti, quindi meritava. Parliamo di Claudio Botero, oggi che è presidente del Bar Italia. Benissimo, Giova. Uno che del nuovo a livello nazionale ha sempre fatto bene. Giova, ma parlami chiaro, Giova, ma i funerali ci sono già stati? Allora, guarda, i funerali probabilmente ci saranno domani mattina, perché siccome c'è stato, insomma, hanno dovuto fare degli accertamenti, perché era ricoverato per un fatto, poi probabilmente è morto per un altro. Ma i parenti forse vogliono chiarezza? Esatto, bravo, perciò c'è stata fatta l'autopsia del addirittura. Insomma, i funerali saranno domani. Noi stamattina, noi anche avendo impegni, stamattina saluteremo i familiari e così. Ah, vabbè, quindi tu conti di tornare giovedì? Come? Tu conti di tornare giovedì, voglio dire. No, io torno stasera perché abbiamo molti impegni in televisione, come io tutti gli altri, insomma. Vabbè, a Roma che si dice, Giova? Allora, a Roma devo dire, stamattina ha piovuto fortissimo, adesso si sta bene, è fresco, praticamente, e devo dire, Tony, è una città desolata, io non ho mai visto Roma così vuota, ma è la mancanza proprio del turismo che c'è, non c'è nessuno, sembra più viva la Mise Terme che Roma, ecco, mi dà questa impressione. Ti credo, cosa che non vogliono capire quando noi diciamo in rassegna stampa, noi non ci accorgiamo della crisi, mentre tu la stai toccando con mano. Sì, ci abbiamo di meno, perché qua sono città, parliamo di Roma come Firenze, tutte le città, diciamo, metropolitane, le città che hanno, diciamo, dei monumenti, insomma, hanno il turismo, lavorano sul turismo. Roma, devo dire, per esempio, ieri sera siamo andati a cena, su 10 ristoranti sono aperti solo 3, gli altri sono tutti chiusi. I negozi al centro, per esempio, molti negozi sono chiusi, non hanno per niente, perché non lavorano sul turismo. Proprio questo maledetto Covid, va? Covid. Pure per questo. Ecco qua, come dici tu, Benetonino, qua si percepisce veramente la mancanza del circolo del denaro del turista. Certo, ma la stessa cosa sarà a Venezia, a Firenze, cioè nelle città che vivono di turisti. Certo, dove c'è un afflusso di turisti pazzesco. C'è Venezia che stiamo parlando di almeno 15-20 milioni all'anno, Non è che stiamo parlando di 15-20 mila, per dire, cioè Venezia, Firenze, Roma, più delle altre. Diciamo che Napoli si difende pure bene a livello turistico, però la crisi c'è dappertutto. No, si sente, poi si qua. Io sono, quando vengo spesso a Roma, però dopo il Covid ci sono capitato adesso, no? Per esempio manco proprio la fila dei turisti che arrivano con i pullman scoperti, cioè proprio non si vede un turista in giro, tutti italiani. È raro che tu incontri uno con la lingua straniera, i ristoranti la sera sono vuoti. Giovanni, ma non dimenticare che appena ti arriva uno straniero qua ci abbuffano la quarantena, soprattutto proveniente da quegli stati che ormai sono considerati a rischio, quindi è un casotto, purtroppo. Sì, ci sono controllati per tutto, non ci vengono, non e poi succede la crisi. Però è cambiato il mondo, cioè veramente non si vive più con quella tranquillità, quelle spinte che prima andavano alla città, facevano la passeggiata, entro un bar, cioè come dappertutto. Cioè noi alla media, forse hai ragione tu, non ci accorgiamo della realtà, perché siamo sempre noi che giriamo e non percepiamo proprio il dramma di questo mondo. Ma noi quando lo diciamo, Giova, noi non lo diciamo perché siamo schierati politicamente, noi non ce ne fotte nulla delle bandiere o delle bandierine. Noi cerchiamo di fare un discorso
oggettivo, realistico. La realtà è che non è che andrà tutto bene. Qua intanto si va sempre di male in peggio. Chissà la verità. Va bene Giova, parliamo di cose serie. Che ne porta a me ad Albino e a Domenico? Andiamo a smontare la vecchia. Che ne porta? Guarda, i conti sono chiusi. Le mani sono chiuse, ancora è aperto. Uvilla, uvilla! No, un piccolo regalino che accettiamo, che ogni fiore è segno d'amore. Uvilla, tu ci portare un Colosseo piccolo ad Albino. Un Colosseo, bravo. O no? Sì, così me lo faccio a... Non faccio da capo. Va bene. Ad un filorifero, oh Giovanni. Giovanni, ancora sono abbracciato. Giovanni, ci vediamo. Tanti saluti da parte di tuo figlio. Che in questo momento è intento a lavorare sul suo iPhone. Tanti saluti Domenico, ti salutiamo tutti bene. Quanti fai buon viaggio di ritorno. I sì hanno vinto Domenico. I sì hanno vinto. Chi? I sì hanno vinto, 77% alla mezza. Hanno vinto dappertutto, Giova, ma erano solo risultati scontati. È una scontato. Cosa normale, no? C'è manco di... un'analisi ma l'analisi politica è rare. Usa via pure un giorno dopo paese che vince lui. È troppo demagogica la cosa, è populista perché non vincesse. Poi ognuno ha le sue come so, il suo giudizio, la sua opinione, se è stato fatto bene, se è un male, eccetera. Quindi appena Albino sono per parlare, cosa vuol dire il sì, cosa succederà adesso con i deputati? Cosa succederà? Non è successo niente prima e non succede manco adesso. Stai bella, tranquillo. Bella risposta. Brava Albino. Stai tranquillo. Giovanni, stai tranquillo. Oh Giovanni, se fatichiamo, mo mangiamo. Questo è vero. È vero. Brava Albino. Nessuno viene e ti dice te 100 euro che poverino ti sta morendo da fame. Anzi, tazzi che non ci sa. Hai capito, Giovanni? Giovanni, non infuocare la posta. Giovanni, non mi portare a questo, come si dice, a queste, tu sai, a queste cose, perché io capisco qualcosa. Uscio, vabbè. Io mi spiego, quella cosa spiego. No, domani quando rientri, ti raccomando, fai piano piano. Giovanni, ti dico una cosa, questa è una cosa seria. Gli dai condoglianze da parte della direzione di Globo TV Calabria 1 della Mezzia Terme, va bene? A tutta la sua famiglia. Brava Albino, bravo Albino. Vabbè, Giovanni, ciao, ne! Ci sentiamo dopo, Tonino. Va bene. Ciao. Albino, ciao. Sì, senz'altro. Ecco, allora, tanti saluti Mario. Abbiamo avuto da parte di tuo padre, saluti da me, tutti quanti. Abbiamo un po' conversato con Giovanni che si trova. Quante volte ti dico quando parlo io non deve parlare te. Che ne? Io. Stavo dicendo, abbiamo avuto in diretta il nostro editore e tu mi hai parlato di sopra. Io non ti hai sentito niente. Ti chiedo scusa. Grazie. Se mi sono permesso di scavallarti, è vero. Vabbè. Ogni tanto a me da piare una pizzicatella mia, no? Pigliati piglia tutta la pizzicatella, come non mi interessa. Non è bello da così, Tony. La gente di sciala. Allora, Tony, dopo andiamo, tutta sta parandella. No. Vabbè, non dimenticare che non dobbiamo condurre io e te. Sì, ma non è una parandella. Quindi ci stiamo un po', sì, un po' allungando, tenendo larghi. Perché poi si sa, no? Non c'è il nostro editore. Sai che facciamo? Quanto tempo abbiamo sprecato? Davvero? Andiamo in pubblicità. Benissimo, sai che facciamo? Andiamo in pubblicità. In pubblicità, ci vediamo fra poco, 2-3 minuti circa. Ciao. Autonoleggio, PM Servizi, SRL, affiliato Avis Budget Group presso l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme. Sanificazione e igienizzazione di ogni veicolo prima e dopo la consegna.
Le cantine pugliese, situate nel cuore della Calabria, hanno una lunga storia alle spalle, fatta di ricerca, qualità, tradizioni familiari, amore per la terra. I 4 ettari di vigneto, estesi lungo le colline di Pianopoli, tra lo Ione e il Tirreno, coltivati a Zibibbo, Greco Bianco, Chardonnay, Calabrese e Magliocco, vantano il certificato di cultura biologica. Inoltre le cantine pugliese producono oli extravergini di oliva provenienti dagli uliveti di proprietà. All'interno del punto vendita si organizzano degustazioni di vino accompagnate da prodotti tipici locali. Cantine pugliese le trovi su via Roberto Guiscardo 82 a Lamezia Terme di fronte Parco Peppino Impastato. Polsai Assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro. Ci trovi a Piazza Rotonda 6, Palazzo Bertucci, alla Mezza Terme e a Chiaravalle Centrale, Corso Gregorio Stagliano, numero 395. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Sì. Siamo diciamo tornati, diciamo, dopo la pubblicità. No, stavo leggendo sta squalifica di Fausto Leali al Grande Fratello VIP. Proprio siamo ridicoli. Ridicolo, il nostro è un paese ridicolo. Tone, hai ragione. Guarda. Fai piano che mi ha male che lo dico, sempre. Ridicolo. La tragedia di un paese ridicolo. Mutuando il titolo di un famoso film. Quanto sorde che ci sono. È stato squalificato perché in una puntata si è un po' arrogato proprio a parlare di Mussolini, che ha fatto cose buone, eccetera. Quindi apriti cielo, tutti sti pervenire, tutti questi, voglio dire, appartenenti al club del politicamente corretto, sono andati tutti in coso, tutti in tilt. Poi ha aggiunto, no, fratello, mi pare, del calciatore Balotelli, con Bidiconenti, invece di dire nero, ha detto negro, è successa in tutto il mondo. La parola negro non ha nulla di razzista. La parola nero è sbagliata quando ci si riferisce a un extracomunitario. Quello è un, cioè la razza negra, è inutile dire la razza umana è una sola, ho capito, l'abbiamo capito tutti, questa cantilena è lui, però. Ma mo tu a vedere oggi, Tonè. Ma siete ridicoli. Alle 5 e mezza a Barbarossa che succede? Perché? E che parla di chi? E secondo te io vivo a Barbarossa alle 5 e mezza? Per l'amor di Dio. Solo tu la puoi vedere. No. Ti piace che ti con le gambe aperte? Sempre con le gambe stanno tu? No, per l'amore di Dio. Vabbè, parlami anche una cosicella seria. Allora, almanacco del giorno. Andiamo alla cosa più importante, più bella che esiste dentro al giornale La Gazzetta del Sud. Il pensiero del giorno dice questo: non sono i fatti a turbare gli uomini, ma le opinioni intorno ai fatti. C'è una formichetta. Allora, non sono i fatti a turbare gli uomini, ma le opinioni intorno ai fatti. Donne, spiegate tu che io uomo. Che cazzo, è una semplicità unica. E lui dice Epiteo. No. Epiteo. No. Epiteo. No. Ecco. E come si legge? E io ho detto come c'è scritto. Epiteo. Epiteo si dice scritto. Epiteo. Epiteto. 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 Epiteo. Epiteto. Epiteto. Ah, epiteto. Epiteto. Cioè praticamente viene a mezzogiorno. Questo è capace come sbaglia. Epiteto. Vuol dire epiteto. Epiteto. E dov'è la N? Epiteto. E che stai dicendo? Epiteto. Epiteto. E come io aiuto? Epiteto. No, tu aiuto una etizia. Epiteto. Epiteto. Quindi non sono i fatti a turbare gli uomini, ma le opinioni intorno ad esso. Quindi intorno ad essi, ai fatti. Va bene, allora salutiamo il nostro. Dopo il forismo. Il pensiero del giorno, salutiamo il nostro grande
grandissimo padre Giuseppe, il nostro sua eccellenza. Mandici un bacetto. È uno per mia, uno per mia. A ieri hai mandato la televisione, era la televisione, lei ci hai mandato. C'è padre Giuseppe, c'è Albino che impazzisce per sì. Voi, non te le... Solo che lo vorrei vedere, ma guarda, te lo... Ma non ti preoccupare, quando lo vogliamo vedere, fuori, lo vorrei vedere. Gli telefoniamo perché è giusto telefonare, certo. No? Perché come infatti Tony non ci sto telefonando. Ha sempre impegni e dobbiamo trovare la casa. All'episcopio. All'episcopato. Bravo. Io ho passato l'altro giorno ho passato, io si vedo Sua Eccellenza alla finestra le cose. Vabbè, vai! Vado. Allora, io penso che da così, Santissimi Maurizio e Chiesa Cattolica. Carabinieri, va. Chiesa, ha visto il CC e Chiesa Cattolica. Carabinieri, va. Pure auguri mio fratello, da Monbia Fra. Pure conto corrente. Pure conto corrente. Claudia Cardinale. No, conto corrente ci No, vabbè. Claudio Cardinale, attrice. Quindi conto corrente ti piace di ciò? No, però hai sentito. Così c'è lei, Santissimo Maurizio, E conto corrente. Tutti quelli che tu hai la banca, no? Credo che si legge Chiesa Cattolica. Credo, Non lo so cosa c'è nata cosa. Credo che si legge Chiesa Cattolica. È ammazzato. Usa che mi era pure un che ci lei mi chiedere a padre Giuseppe. Mamma, ma tu c'ha abbiamo la terapia. La terapia, sì. Stiamo facendo una terapia. La terapia, come si chiama? Aciutia. Quella cosa che dire tu è bugio pure dire io. Quindi una sorta di telepatia. Telepatia, ma come? Perché tu stavi a dire? Come? Telepatia. Io che si vuol dire? Ci hai domandare al nostro accidenza vescovo. Vabbè, che andiamo lì. C'è puntata. Cicci, a me sapere. No? E poi Santo Fiorenzo. Bellissimo, bel nome. Bel santo, è bel nome. Poi, Fiorenzo non ti ricorda nessuno. Fiorenzo. Ciclismo. Fiorenzo Magni. Fiorello Manzi, Fiorello. Fiorenzo, che Fiorenzo. E che tu stai dicendo? Cinciamo Fiorello. Fiorenzo. Poi Sant'Ignazio da Sanchità. Sanchità. Sant'età sia lei. No. Sanchità. Non c'è la T. L'ultima T non c'è. C'è la. Come? Sant'Ignazio. Sant'Ignazio. Santia, perché là che Santi, è muda, Ignazio, no? Santia, bellissimo. Allora, dopo il forismo e le sante di oggi, andiamo alla pagina, diciamo qualcosa della Calabria, della Mezzia. No, cosa, no, della Mezzia, della fermiamo sulla Mezzia. Cosa, no, no, cosa perché dice? Siamo già a 40. Cosa dice la Mezzia? O no? Sì. Andiamo, Tonino, non ti preoccupare. No, io mi prego. Ecco qua. Quindi senti preoccupare che io leggo subito, Tonino, e dopo vai tu avanti. No, tu sai che fai? Tu leggi i titoli. Leggi questo qua. Leggi il senso giornalistico. Giornalistico. Allora. Catenaccio. Titolo occhiello. Occhiello. Titolo occhiello. E catenaccio. E catenaccio. In senso giornalistico. Ha capito che voglio dire? Sì. Uno, due, tre. Certo, vai ieri. Vai. Giusto. L'ASPI. L'ASPI. Questo acronimo? L'ASPI. Questo acronimo? Questo è acronimo. Mo. Questo no, acronimo. Mo. No. Questo acronimo. Questo acronimo che significa? ASPI. Che ne so, ASPI. E che significa? Dai, lo senti sempre. L'ASPI. Che è l'ASPI? L'ASP. Azienda sanitaria provinciale. Sanitaria provinciale, vabbè. Hai detto il concorso per un neonatologo. Neonatologo. È un pediatra. Che vuol dire che vanno le persone all'ospedale. Ospedale. Pediatra, avviate le procedure per l'assunzione di nuovi medici. E qua ci faccio una pausa. Però fatelo. E poi. Incarico esterno per la dirigenza di programmazione e controllo. Allora, allora questo qua è uno. Sono state avviate le procedure per questo concorso. Altri bandi riguardano un posto di radiologo, cardiologo,
anestesista e rianimatore. In più, direzione medica del presidio. Oh, mamma mia, tanto sempre. Ah, sotto qua, sì, sì. Tene nuove giù. Bionolico, c'hai un occhio. C'ho un occhio? C'hai l'occhio bionolico. C'ho un occhio bionolico. No, un binocolo. Bionolico, che mi ricorda bionico. Bionico. Vabbè, è un pazzo, ma non capisciuto. Però non capisciuto, ma devo dire una cosa, se tu hai capisciuto tu apprezzano più te che è bionolico lui, a mia che c'è tu bionico, sta tranquillo, va bene. Allora hai spiegato qua questo, cioè, andiamo a un'altra notizia, Tonica, poi qualcosa delle... una notizia importante, questa lo dobbiamo dire con, sì, calma, con calma, perché interessa tanti guaglioni, tanti pari amici, eccetera. Leggo. Sì, vai. Le domande entro il 12 ottobre, mi raccomando. Entro la 12 domanda ottobre. Avete qua, c'è 20 giorni di tempo. 20 giorni di tempo avete. Ecco qua. Allora, Monti Servizio. In cerca di nuovo personale. Disponibile 4 posti. Ma speriamo che ci va. Allora, che ci va ancora, che non ha bisogno di avere, che è bravo a guidare tutto. Le figure richieste dovranno svolgere mansioni di guida dei mezzi per il trasporto di persone, oltre che le connesse attività accessorie. Quindi ci sarà il bando sul portale sicuramente della multiservizi, vediamo se qua lo dice. Ma devono essere diplomati pure, Tony, ci vuole anche un diploma. Non lo so, credo che la cosa più importante sia più il possesso della patente, proprio sì, quella, ecco, di categoria D, sì, sì. No? Sì, cioè il titolo di studio, licenza di scuola media. Allora, la domanda di partecipazione potrà essere inoltrata esclusivamente, quindi non è che ce la potete portare a mano, no, attraverso la compilazione dell'apposito modulo sito online disponibile sul sito internet www.tempor.it e dovrà pervenire entro le 24 del 12 ottobre, pena l'esclusione della selezione. Quindi fate attenzione, che è una cosa, si tratta di un posto di lavoro. Voglio dare un appello a questi dirigenti che poi controllano le domande. Prendete persone che veramente ha bisogno, che sono brave, però devono essere brave la guida, non è che avete piare palleno, date, o manco conosce. Io vorrei questo ricordare loro prendete una cosa. Prendete persone che hanno bisogno veramente. No. O no? Però. No. No, è sbagliato. Non è così. Certo che è sbagliato. Sono brave però, Sì, ma non hanno bisogno. Intanto chiedo che hanno concorso, Sul piano teorico non hanno bisogno tutti. Avere bisogno è un prerequisito che ti abbinci un concorso. No, devono essere l'importante è che la selezione sia basata sull'onestà. Ecco, questo volevo dire. Se anche uno telefona, dici non mi rompere le palle. Chi se vi tirare? Cioè dovete essere trasparenti come una casa di vetro. Facete come hanno fatto a mia 40 anni. Quarantanarietto che mi dicevano che c'è, poi invece va che va a te. Quindi ricordatevi, entro il 12 ottobre, entro le 24, è un concorso, 4 posti di diga. Guaglio, non ci dormite. Allora, anche un messaggio. Questo bello del nostro pastore, guarda che messaggio bello. Messaggio del Vescovo Schillaci ai ragazzi di prima comunione e di cresima, siete responsabili, siate giusto, responsabili verso chi è fragile. Chi vuol dire? Siete facili di chi è fragile.
siate responsabili verso chi è fragile. Mamma mia, ma com'è? Tra ottobre e novembre verrà. Vabbè, no, stiamo parlando di un titolo, un giri là. Tu mi hai chiesto chi è vuol dire, è facilissimo, dai. No, almeno, verso chi è fragile, chi è debole. Oh, bravissimo! Fragile sta per debole, quindi. No, la solidarietà. La solidarietà. Stare vicino. Beh, come tu, guarda qua, che bello come sci qua. Un bell'uomo, è tuo. Bello, bello. Questo è da adesso, Tony. Questo è da adesso, Sì. Sta bene, sta bene, siamo contentissimi. Allora. Tony, mo vai tu a Cotediano, qua c'è una... si offende, eh. Qua ci sono pesanti rilievi. Del MEF, acronimo che sta per Ministero delle Economie e Finanze, sui compensi alla multiservizi. Noi andiamo sempre parlato, veramente. Quante volte abbiamo storto il naso, la bocca, no? Quando si trattava di parlare di emolumenti. Qua c'è un pesante rilievo. Emolumenti irregolari e illegittimi per gli esercizi 2016 e 2017 non risulta applicata alcuna decurtazione del 10% così come era prevista questa decurtazione. È un articolo abbastanza corposo e articolato che Pasqualino Rettura, che saluto, ha scritto con, voglio dire, con estrema chiarezza, non si cade nell'equivoco, quindi è una cosa molto importante. Caro sindaco, intanto di quei consiglieri, amici miei, c'è troppa maretta. C'è troppa maretta, insomma, le cose non vanno bene così. Poi le notizie arrivano anche all'esterno, ai cittadini. Cerchiamo oggi di serica tutti quanti. Allora, cultura, dopo il lockdown, aule studio vive e piene della struttura comunale. Tra le prime biblioteche a riaprire, è interessante. Questa cosa, no? Questa attività che è ripresa dalla biblioteca comunale. Hanno fatto ritorno un sacco di universitari, no? Universitari che sono tornati alla media, a casa, e utilizzano la biblioteca per studiare, per conversare tra di loro, per fare ricerca. Ed è una cosa molto interessante in questo periodo. Poi c'è un'altra bella notizia, mi dica. Dico, passiamo di una rasca frasca, come dicete voi. Di una rasca frasca. Di una frasca frasca, Mario. Passiamo di una frasca frasca. Benissimo, vai con lì. No, basta frasca, va. Ma no, c'è una cosa, diciamo, va. Sarà presentato oggi al comune tecnologica. Chi? No. Tecnologia. Te? Tecnologia. Te? Te. Tecnologia. Te? E che ne faccio? Allora, tecnologia. Ah, tecnologia, all'avanguardia, Tony. Bravissimo. Questo è importante. Per controllare le reti del gas. Perché è pericoloso. Come sa, tu vieni nei palazzi. Sì. Allora, il sindaco oggi incontrerà una delegazione dell'Italgas che illustrerà le modalità operative di monitoraggio delle condotte e di ricerca delle dispersioni attraverso tecnologie all'avanguardia. Molto interessante. Brava Dalbino. Questa è pure importante, mi raccomando, controllo sempre, Tony. Controllo sempre. Va bene, allora. Va bene, ecco. C'è coso che incalza il già, nostro regista. Abbiamo superato, diciamo, le misure. Le misure abbiamo. Siamo andati a taglia. Le misure perché poi si incavalca. C'è una iniziativa alla sala consiliare dal tema L'acqua, una risorsa da salvaguardare, il Festival dello Sviluppo Sostenibile.
un cambiamento culturale e politico che consenta di attuare l'agenda 2030. C'è anche un articolo, un evento che parla del nostro stilista Antonio Giulio Grande, che è a Roma, alta moda ecosostenibile, che è la nuova collezione di Anton Giulio. In bocca al lupo. Bravo Anton Giulio, auguri di tutto, sei forte. Allora, adesso la palla passa decisamente al nostro centravanti Albino Ambrosio. Non la palla, già ci sono qua con la palla, diciamo, che ci farà ascoltare. Mi accingo a cantare la canzoncina e chiedo scusa ai telespettatori, intanto la devo fare perché ancora c'è questa brafazzura. C'è questa prefettura che è terribile, un rapper ma la prefettura. Ed anche la sigaretta, maledetta, maledetta, io la chiamo maledetta. Che è? La sigaretta. Maledetta. La sigaretta è peggio per molto do Covid. Ciao Tonino, ci vediamo domani. Quanto vicini, tanti invidiosi, ci succappora dentro sta strada, dei umili libera, iettano sicco, succini di raggia e mala volontà. Poco fu la spamba, 100 miglia razzo sia, non si può di succappà. Ai ai ai, fu, questo murmurettatore, non si può di succappà. Quanto su brutti siettatori, e che ti fanno la magaria, ma muggiù le mani facendo le corna e poi tocco ferro passando di qua. Fu, poco mula il pan facendo miglia razzo sia, non si può di tutta fa. Ai ai ai, fu, tutto murmurettatore, non si può di tutta fa. Occhio potente, manco l'olio, talo piatto, si può fuggire, la breva 40, non sanno di bene, ma con una fumicata passare di la fa. Poco mula campa, 100 miglia razzo sia, non si può di scappa. Ai ai ai, fu, tutto murmurettatore, non si può di più campà. Un tazza grande, ma la sventura, un corno russo, ora m'accattai, sta iettatura a da passare, si andava a giri lontano di qua. Poco mula stampa, 100 miglia razzo sia, non si può di tutta fa. Ai ai ai, fu, questo murmurettatore, non si può di tutta fa. Aria, murmuriccia iettatora, focarola, sto malocci sta sventura, sta casa ne esce fuori. Ma che brutto sti iettatore, io non mi spagno più di niente. Grazie a Domenico, grazie, sempre gentile Domenico, alla fine brava d'Albino e mi batte le mani. Allora, cosa devo dire? Io vi saluto il mio editore che domani è sicuro è qua e ci vediamo domani. Salutiamo qui, siamo sempre qui a Gol del Caffè del nostro amico Gino e poi voglio ringraziare il mio grande amico Felice che ci dà i giornali. Va bene, grazie Felice, a te e a tutta la tua famiglia. A domani, ciao a tutti.